Non v'è modo di inoltrarsi sul terreno della non mente se non mettendovi via in imbarazzo, se non sradicando i vostri concetti, se non facendovi intuire che tutto ciò che voi dite è astrazione, è costruzione concettuale ed è eredità del passato. Non è presente e non può essere futuro, ma è solo eredità del passato. È sul passato che voi costruite concetti ed è sulle culture che vi hanno plasmato che si fondano i vostri concetti che, anche quando vogliono parlare dell'indescrivibile, sono costretti a rapportarsi con il passato, con la vostra storia, con i vostri limiti e con le vostre concezioni. Ed anch'io, nel momento in cui voglio farvi misurare i vostri limiti, devo usare i vostri concetti, sia pure alterandoli. Non c'è spazio alla non mente se non provocando in continuazione i vostri concetti. La non mente è soltanto un concetto e la mente universale è soltanto un concetto. Tutto è un concetto e in quanto tale soffre di una limitazione sostanziale, e cioè che il concetto non è la realtà, poiché la realtà è inafferrabile, la realtà fluisce, la realtà si sperde, la realtà va e va. Nel momento in cui la si limita o nel momento in cui la si ingabbia, diventa concetto. Però la realtà non è afferrabile dentro il concetto e lo sperimentare la realtà non è descrivibile attraverso i concetti, ma è soltanto limitabile dai concetti. Ed allora a che serve parlare? Serve nella misura in cui il parlare consente il comunicare, consente il focalizzare, consente l'incrementare una propria consapevolezza di quanto si sia poveri nella propria capacità di essere nel tutto.